and bad mistakes. I've made a few. I've had my shadows that kicked in my bed, but I've come through. And I need to go on, 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 on. Festeggiare la medaglia di bronzo nel centro sportivo dove è nata la vittoria olimpica. Un pomeriggio di emozioni, quello vissuto da Vincenzo Boni, che è ritornato al Caravaggio Sporting Village di Fuorigrotta a Napoli dopo il successo alle Paralimpiadi di Rio. Il nuotatore napoletano è stato protagonista di un talk show nel corso del quale ha ripercorso le tappe della sua straordinaria trasferta brasiliana, ricordando i sacrifici nei 2 anni di preparazione, lo sconforto dopo la sconfitta nei 4x50 misti, i timori per un improvviso risentimento muscolare e poi il cuore a mille dopo il terzo posto nella finale dei 50 metri d'orso. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il campione olimpico che ci ha parlato della sua avventura, ma anche le occasioni sprecate nella decisione di non ospitare i giochi olimpici a Roma nel 2024. Quando ho toccato la piastra ho visto che era arrivato in zona podio e lì mi si è proprio scrollata un'ansia di dosso e ho detto finalmente ce l'ho fatta e chi c'era sugli spalti, in quel caso la società e il mio allenatore con me, ho detto oh, finalmente vi ho resi orgogliosi. Bisogna rendere gratuito e soprattutto bisogna far sì che le persone con disabilità facciano sport oltre che la fisioterapia, perché lo sport è meglio della fisioterapia. La fisioterapia sì, ti fa sentire bene, ti migliora la tua condizione, però lo sport ti rende vivo. Il problema delle strutture mancanti è, purtroppo non è soltanto a Napoli, perché anche i miei compagni del nord hanno problema con gli spazi acqua, alcuni di loro si allenano ad orari assurdi, alle 11 di sera, e nonostante questo hanno avuto la fortuna e la voglia e la grinta di riuscire a convocarsi per la Paralimpiade, però è un problema che va assolutamente risolto. Occasione persa per il 2024 è un'occasione persa soprattutto per le Paralimpiadi, perché avrebbe permesso a Roma e anche ad una buona parte d'Italia di migliorare tutto ciò che è improponibile. A festeggiare Vincenzo Boni anche il primo cittadino Luigi De Magistris, che ha ribadito la volontà di Palazzo San Giacomo di candidarsi per le Olimpiadi del 2028. Ma non è un apputato, io sono stato ieri sera a fare un dibattito in Calabria col sindaco di Cosenza. Questo stavamo dicendo, siamo molti di noi che vogliamo puntare alle Olimpiadi del 2028 nel Mezzogiorno d'Italia, ovviamente a partire da Napoli, un messaggio di forza, di solidarietà, di sport, di giovani e di cultura, di pace e di accoglienza, visto che del Mediterraneo negli ultimi anni si parla solo di guerra e sangue, trasformiamolo invece in gioia e pace.